Sono ancora tanti i pregiudizi quando si parla di sport al femminile, a partire dal modo in cui i propri media a volte lo raccontano. Sentiamo Doriana Laraia. Prevale la parte più, diciamo così, estetica, come appunto un atleta si comporta, e non tanto invece i risultati, gli aspetti tecnici, che sempre di più invece devono avere lo spazio adeguato. Il mondo dello sport spesso non è amico delle donne, a partire dal linguaggio, dall'inadeguata rappresentazione sui media della realtà agonistica femminile. C'è bisogno di linee guida, di una sorta di manifesto che sia più che un consiglio. Ci hanno pensato l'associazione delle giornaliste Giulia e l'UISP a mettere a punto queste linee guida presentate alla Federazione della Stampa. Scarsa presenza di dirigenti sportive donne, insufficiente promozione dello sport al femminile, ma non solo. Le donne, se guadagnano come gli uomini, se guadagnassero come gli uomini, fossero professioniste a tutti i livelli, naturalmente in questa società mercantile riscuoterebbero più attenzione, più successo. La seconda cosa è che bisogna accendere la luce. Se non le facciamo vedere è come se non esistessero.